quindi con una finalità, o meglio con un'attenzione, un atteggiamento scientifico. Il nostro lavoro ha carattere culturale. Dicevo, questa storia del sapere, perché da quando abbiamo iniziato a recuperare, a lavorare su questa biodiversità, abbiamo capito da subito che c'era sta vicinanza etimologica tra le parole sapere, quindi a biblioteche, sapere, no? La cultura, e le parole coltura, quindi l'agricoltura, e la parola sapore, sapere, sapore, cultura, coltura, hanno la stessa radice. Sembra un po' il gioco della sagra di un paese, è lo slogan della sagra di un paese, però la radice è questa, e quindi il senso di questa biblioteca del grano per noi ha a che vedere con la dimensione proprio conoscitiva del sapere, del farle le cose. Tenere insieme questa biodiversità significa sviluppare la capacità di conoscere proprio nella pratica. Poi c'è tutto un lavoro scientifico, serio, importante. Forse questo lavoro domani diventerà anche questo, scientifico, unitamente a questo fattore, culturale. Il valore della biodiversità oggi, in questa contemporaneità, sembra abbia assunto una rilevanza micidiale, determinante. Si parla tantissimo di biodiversità, e quindi lavorare sui cereali, tenere in piedi un potenziale di diversità, significa tenere in piedi anche un potenziale di sapori, un potenziale diverso di cibo. Stiamo imparando negli anni un po' tutti i processi che sono dietro questo tipo di lavoro. Cioè, seminiamo il grano, produciamo il grano, negli anni siamo riusciti ad aprire un mulino, quindi a macinarlo. Stiamo imparando a fare questo. Nelle tante esperienze individuali e collettive prepariamo anche cibo, quindi stiamo cercando di capire come dai semi, dalla terra, da questa fantastica relazione riusciamo ad arrivare poi al cibo. E in mezzo a questo percorso la Biblioteca del Grano assume una rilevanza centrale, non come idea di catalogo fino a se stesso. Quando dopo scenderete, spero che scenderete, ve l'andate a vedere, ci sono una sessantina di varietà, vedrete che a indicare il grano non c'è una tabellina, ma c'è una pietra. Abbiamo scelto questa idea di pietra perché richiama un po' l'idea di sepoltura, perché il grano non è solo una questione contemporanea, il grano è la civiltà così come la conosciamo. 13.000 anni di storia dell'umanità partono dal grano, tutta la nostra struttura culturale, simbolica, i santi. Felice mi diceva che ha rinunciato a quattro santi, faceva la processione di quattro santi a San Giovanni a Piro insieme per essere qua. Comunque spero i santi che la pena, se no penso per te. L'aspettativa. Per dire che cosa? Che tutto ciò che va dalla semina alla maturazione del grano, tutti i santi che intercorrevano in questo periodo, nella nostra festività, tenevano in qualche modo il legame col grano. Oggi siamo qua nel giorno di San Pietro e Paolo, il proverbio Magola come dice San Pietro. Virdo seccato miete, quindi stiamo in un tema di una pregnanza culturale forte, potente. L'idea che quindi se dobbiamo prenderci qualcosa che abbiamo lasciato dietro, non dobbiamo prenderci solo i semi e porli così, no? In modo assoluto, il seme al centro di tutto, cioè la carosella, angolite, no, cioè non è il seme in quanto tale la vera risorsa, siamo sempre noi le risorse, è il nostro lavoro, e quindi se insieme ai semi andiamo a capire, a interpretare tutto l'apparato simbolico e culturale della nostra terra, ovviamente non solo una dimensione folclorica, che ne so, il palio è una festa bellissima di folklore, però pure per capire che il radicamento, la dimensione di radicamento non significa stare fermi, significa muoversi, e quindi le radici culturali di questo grano hanno veramente un legame potente con la storia dell'umanità. Non mi allungo oltre, è un'idea di futuro. La Biblioteca del Grano per noi è un'idea di futuro, è un'idea di possibilità sulla quale dobbiamo sicuramente affrontare percorsi nuovi. Già ne parlavamo col professor Benedettelli, percorsi che ci portano a maturare, a elaborare situazioni e strutture diverse. Di certo c'è una consapevolezza che questo possa rappresentare un futuro importante, cioè, già questo è un patrimonio genetico, però dicevo, la genetica, poi insomma, parlare a chi ne capisce più di me,
Però dietro questo patrimonio geletico c'è la nostra cultura. Quando parliamo di gastronomie, quando parliamo di prodotti tipici, dobbiamo recuperarle e sentirle le verità. Perché la gastronomia, un prodotto tipico, non è il pomodoro ibrido che facciamo tutti gli anni nei nostri orti, non è il cavatiello che facciamo con la farina che viene dal Canada, non è la salsiccia che facciamo con i maiali che sono cresciuti dall'industria, non è l'olio che compriamo al supermercato. Cioè, la relazione con il nostro non è un modo solo per guardarsi l'ombelico, è per recuperare spazi di verità e per dare alla ruralità, al nostro essere appennini, un futuro di verità, che sia anche un futuro di risorse umane, soprattutto ambientali, sociali, economiche. Questo lavoro della biblioteca, questa biblioteca quest'anno l'ha seminata Claudia Mititieri, Dario Marino, Raffaella e Antonio Pellegrino. È arrivata Claudia, questo lavoro l'abbiamo fatto con la cooperativa sociale Terra di Resilienza. E niente, mi fermo qua, poi magari, insomma, la cosa che a me piace di più pensare è che l'idea di futuro deve essere fatta di protagonismo. E il protagonismo lo costruiamo se le cose le facciamo, le concretizziamo, costruiamo esperienza e non diciamo questo è buono solo perché è mio. Cioè, la validazione scientifica è una validazione necessaria, la validazione col mercato, anche quella è una validazione necessaria, anche se del mercato abbiamo... col mercato stiamo sviluppando idee altre, però come dire, il nostro vero, il nostro buono lo dobbiamo costruire con le pratiche a tutti i livelli, dalla terra alla tavola, e per questo abbiamo giocato con le pietre, con questa idea di pietra di sepoltura. Il grano è la vite, la vita la mettiamo nella terra che è il regno dei morti e torna vita, per questo un cascione ru grano che non si usano più, però è nella simbologia, è la mensa, nella simbologia è l'altare, è arrivato anche del pane sulla mensa, quindi l'immaginario è quello nostro, quello più autentico, insomma, quello più vero. Capire dove possiamo andare con questo è la necessità di sviluppare un lavoro sempre più collettivo, sempre più organico, e niente, viva la biblioteca. Thank you.